4, 3, 2, 1. Cos'è che dico inizio video? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della Vanilla. Quest'oggi ragazzi faremo l'armatura di diamante del Cile. Dato che ho trovato un sacco di diamanti, non so per quale oscuro motivo avevo un sacco di diamanti, e li avevo messi all'interno delle chest, diciamo quelle più importanti all'interno del magazzino qua. Infatti al secondo piano troviamo mele d'oro, oro, ferro, smeraldi, diamante. E poi qua non so che cazzo metterci. Mi sa che ci metto l'ender pearl lì, che comunque è abbastanza raro. Cioè abbastanza, comunque è un oggetto diciamo strano e carino e raro. Quindi oggi prenderemo tutti i diamanti, faremo l'armatura e ce la incanteremo. E faremo anche qualche utensile, quindi come piccone, spada eccetera eccetera. E magari ripariamo i picconi e gli altri utensili che sono laggiù vicino all'incudine. Prima di iniziare il video voglio chiedervi una cosa: se questo video, dato che uscirà più o meno nel pomeriggio, se entro la mezzanotte di questo giorno, cioè venerdì, arriverà 1500 like, voi lunedì avrete un video della Vanilla interamente fatto in spagnolo, quindi io parlerò unicamente in spagnolo, e costruiremo un caschetto giallo gigante. Quindi mi raccomando, spollicciate come dannati, e sotto nei commenti ditemi cosa costruire là dietro. Là dietro c'è uno spazio gigante, ragazzi, non so che cazzo costruirci, è enorme sto spazio, ve lo faccio vedere da sopra, è enorme, io non so che cosa farci. Quello che ci serve prima di tutto è fare un pochino di livelli. Vediamo se qua mi dà un po' di livelli prendendo un po' di questa roba. Sì, mi ha dato un po' di livelli, mi servono più avanti, poi capirete perché. Comunque, qua abbiamo il mio piccone in diamante. Io voglio aggiustarlo, posso aggiustarlo? Teoricamente sì, se non mi sbaglio, mettendo il piccone in diamante. E del diamante... Ah, raga, faccio prima a farlo da zero. Cioè, non ha senso dare 4 diamanti... 4 livelli oltretutto per farmi un piccone nuovo. Quindi nel frattempo, quando sarò più ricco, tu starei qua e aspetterai. Prima di tutto armatura. Abbiamo di sicuro gli stivali. Facciamo il resto dell'armatura. Quindi gambe, pettorina, caschetto. Oh sì signore. Facciamo una spada, che non abbiamo una spada. E facciamo anche un piccone. Full diamond, spada e piccone, che va a sostituire il resto degli utensili, diciamo un pelo più scarsi. Golem, che cosa vuoi dalla mia vita? Devo togliere un po' di porte perché credo di avere troppi villager e ho un 2 golem qua all'esterno e mi sa che ho anche dei golem all'interno. Quanti villager ci stanno? Torniamo a noi che è meglio, perché sennò qua sclero. Dobbiamo fare un po' di livelli, un po' di cose. Allora, io teoricamente qua ho delle cose. Esca, affilatezza, affilatezza ci serve per la spada. Efficienza per il picco... No, fermi. Perché a fiamma? Anatema alla spada, respirazione al caschetto, che lo faremo, lo metteremo. Affinità l'acqua... Credo sia per gli stivali, giusto? Sì, per gli stivali, affilatezza, questa è per la spada. Allora, affilatezza 2 lo teniamo lontano. E ci servono dei libri? No, enchantiamo direttamente, oppure è meglio fare i libri? Ho sto dubbio. Enchantiamo i libri. Ciao, bellissime mucche. Allora, pelle a me, pelle a me, pelle a me. Ok, questo, se non mi sbaglio, per fare un libro basta mettere così. Oh, mamma mia, i crafting che vengono bene. Dobbiamo andare a prendere canne da zucchero. Però nel frattempo, tanto abbiamo 21 libri, possiamo incantare tanto, tanto, tanto. Ci serve i lapislazzuli. Grazie, lapislazzuli. Ci mettiamo qua nell'angolino perché ho paura che arrivino creeper, mob cattivi che mi facciano esplodere me stesso. Perché solo 8? 30. Io voglio da 30. Passa anfibio, anatema, protezione. No, raga, io devo arrivare a livello 30. Questi non hanno capito nulla. Allora, vedete lassù? Ci sono un po' di animali. Io vado a uccidere un po' di animali. Cresco di livelli, arrivo a livello 30 e vediamo se posso incantare qualcosa. Sto tornando un secondo a casa perché mi è venuta una piccola idea per velocizzare un pelino i tempi. Allora, commerciamo con queste insulse creature. Ehi, ciao bellissimo. Dove sei, cuoiaio? Vieni qua. Cuoiaio! Ma dai, fammi diventare... Oh, non posso più commerciare con te. Mi dispiace. Ok, vediamo se posso commerciare qualcosa di nuovo. Ma vaffanbrodo. Pescatore inutile. Tu? Macellaio, macellaio vogliono carne di schifo, madonna. Cuoiaio, altro disagio. Ragazzi, livello 30, preso con una pecora, ma dettagli. Ragazzi, è tempo di potenziarsi. Allora, livello 30, cosa mi offre la chiesa oggi? Siamo a livello 30, passo anfibio ragazzi, tadam, passo anfibio. Mi toglie 3 livelli ogni volta, ho capito. Questo è livello 15, fortuna. No, voglio fortuna. Cazzo, no, voglio fortuna. Voi non avete capito nulla. Queste pecore ho deciso e le uccido. Bon. È finita per tutte.
È tempo di andare al creatore. Mi dispiace, mi dispiace. Magari lascio le più piccole. È stato molto bello, ma va bene. Capita, capita, capita. Livello, boh. No, ok, ho attirato l'ira dei golem. Scusatemi, non volevo, non volevo, promesso. Proviamo a metterli insieme. Teoricamente dovrebbe venire un qualcosa di carino e decente. Allora, devo togliermi prima di tutto l'armatura, se no non funziona. Oh, birbone. Ok, mi costa 7. Io devo aggiustare i miei stivaletti. Magari diamone solo 3. Ok, vabbè, 7. Ho dato un sacco di livelli però così. Ma adesso ragazzi, in acqua teoricamente sono tipo Gesù. Sì, nel vero senso della parola. Proviamo. Allora, guardate quanto vado veloce in acqua. What the fuck. Bellissimo. Bellissimo. Mi piace un sacco sta cosa. Grande. No, no, vaffanculo creeper. Vaffanculo, tu oggi no. Vaffanbrodo. Ah, comunque, facendo la cosa dei libri, mi sono reso conto di uno spreco di livello immane. Perché noi facciamo i libri, i libri mi costa farli enchantare, e dopo dobbiamo anche metterli dentro l'incudine, quindi... Che palle! Filatezza 4. Questo è da mettere subito. Ah, no, torniamo indietro, aspetta, devo prendere anche un'altra cosa. Dove sei? Efficienza 3 e fiamma. Fiamma, non so se lo mettiamo a un arco, l'arco, sì... Non dobbiamo metterlo a casissimo. Oltretutto, dov'è il mio arco con l'enchant? Io avevo un arco enchantato. Boh. Vabbè, prendiamo un arco a caso che avevo nella chest e andiamo appunto all'incudine. Ve ne andate dalle mie incudini? Allora, madonna mia, peggio delle... non lo so, qualcosa. Costi 2. Ah, ma perde efficienza. Sì, lo sapevo. Efficienza non è per l'arco, è per la spada. No, neanche, perché cazzo è fiamma? Cioè, che cazzo mettono fiamma e efficienza insieme? Scusa, per un piccone? No, perdo fiamma. Ah, qua devo fare un sacrificio. Sono molto in dubbio. Sono molto in dubbio. Vabbè, affilatezza lo faccio a prescindere. Ok. Intanto dobbiamo prendere... qualcosa da fare. Facciamo una cosa carina. Dato che non credo di avere potenziamenti per le armature qua. Filatezza, anatema, affinità all'acqua, sì. Per l'armatura. Potenziamo gli altri due pezzi. Protezione alle esplosioni, sì, subito, madonna mia. Vabbè, protezione 1 e esplosioni va bene. Sono abbastanza protetto, diciamo. Adesso prendiamo affinità all'acqua, la mettiamo all'incudine e ci facciamo appunto affinità all'acqua. Così possiamo sopravvivere sott'acqua senza troppi problemi. Togliamo l'elmetto, lo mettiamo qua, dove sei affinita l'acqua. Tada, 2 livelli. Ok, siamo full enchant. E non è neanche malaccio, anzi, credo che ho fatto dei buoni enchant. Però protezione 1 mi sa veramente scarsa come cosa. Questo è molto buono e affinita l'acqua, vabbè, è 1. Mi pare che non c'è di più, ma va bene così. Esplosioni 2, ok, ci sta. Protezione 1, no, per niente. Affilatezza 4, madonna ragazzi, dai, affilatezza 4. Ora dobbiamo decidere se fare efficienza 3 o fiamma. Io mi sa che faccio efficienza 3 e ciaone all'arco. Sì, molto meglio. Mi dispiace arco, sarai un arco normalissimo del cazzo. Comunque ragazzi, nel prossimo episodio che cosa faremo? Allora, in questo episodio volevo andare in caverna, ma ho deciso che non ci vado perché non ho abbastanza tempo da dedicarvi, perché adesso devo andare a prepararmi qualcosa da mangiare. Ho lasciato il pollo a scongelare fuori in cucina. Comunque, questa miniera verrà tutta cambiata. Infatti, al posto di stagionate metteremo il giallo e faremo un enorme caschetto giallo gigante, come quello lì della statua che vedete là in fondo. Stessa cosa qua, ma in formato gigante. Lo so, è un po' brutto perché ci sono le case lì e magari quelli dalle case non vedranno bene, ma pazienza. Quindi ragazzi, 1500 like se volete il video in spagnolo mentre costruisco il mio caschetto gigante giallo da minatore cileno. E nulla, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, consigliatemi tante altre cose da fare nei prossimi episodi. E mi raccomando, presto arriverà il troll a Leonardo. Quindi spolliciate, spolliciate, commentate, iscrivetevi se siete nuovi. Tutti i social sotto come Instagram e il canale Telegram. Seguiteli, mi raccomando. Praticamente è tutto, ciao a tutti. Ciao.